Vorrei concludere questa parte leggendo l'abstract del testo, dove appunto nella parte finale Holmgren scrive questo: altri fattori che incidono sulle vertebre cervicali sono gli strattonamenti con il guinzaglio. È fondamentale insegnare ai cani fin da cuccioli a non tirare il guinzaglio e introdurre nuove tecniche di addestramento che non si basino sullo strattonamento. È preferibile utilizzare una pettorina piuttosto che un collare, il quale andrebbe usato solo in scienza e coscienza, con parsimonia e solo quando strettamente necessario. Assolutamente vietato però il collare a strozzo. Senti, ti senti come neurochirurgo ortopedico, posso definirti così? Sì, O come veterinario. veterinario, comunque ti senti di avallare questo pensiero di Holmgren, di questo Ma psicologo che ha scritto questo testo? io non devo avallare il suo pensiero, io devo comunque avere una mia idea professionale. Ripeto, sono un medico veterinario, sono una persona che si occupa di determinati tipi di problemi. E direi che tutto questo che mi è stato presentato non ha nulla di medico, scientifico, effettivamente rilevante. Non mi interessa neanche discutere di queste cose.